La ventiquattresima edizione dell'Oslo Guitar Festival si svolgerà dal 21 luglio al 7 agosto e si articolerà in otto concerti. Si tratta evidentemente di un'edizione un po' ridotta rispetto alle nostre programmazioni abituali, questo per le ragioni che sono note a tutti. Mi preme a tale proposito di ringraziare le amministrazioni comunali che ci hanno confermato la loro fiducia permettendo la realizzazione di questa edizione. I comuni di Bognanco, Ceppo Morelli, che è una new entry, Craveggia, Masera, con la sempre attivissima Proloco, Mergozzo, Ornavasso e Vogogna. Un plauso particolare va al nostro maggiore sostenitore, la Fondazione Compagnia di San Paolo. Che ci ha sostenuto incoraggiandoci già dai primi di aprile, quando sembrava impossibile imbattersi nell'organizzazione di qualunque evento, eh, ragione per cui molti amministratori hanno appunto a suo tempo cancellato ogni impegno preso. Anche a loro va comunque il mio riconoscimento e la mia comprensione, perché so che la non adesione al nostro festival è stata una scelta sofferta, dettata da fattori diversi, tutti sempre riconducibili all'emergenza del Covid. Come è noto, al fine di evitare gli assembramenti, quest'anno l'accesso ai concerti avverrà nel rispetto delle norme vigenti anticontagio. Quindi il numero dei posti per ciascuna sede, per lo più le chiese, è ridotto notevolmente. Per questo abbiamo in alcuni casi suddiviso su due turni il flusso di pubblico, pianificando doppie rappresentazioni dello stesso concerto, alle ore 18 e alle ore 21. Alla luce di queste restrizioni è suggerita la prenotazione ai concerti, che si potrà effettuare dal sito del Festival all'interno delle pagine dei singoli eventi, attraverso l'apposito modulo. I concerti verranno inoltre video ripresi con trasmissione in diretta o, in caso di impedimenti tecnici dati dal segnale di rete, in differita i video saranno fruibili dal sito del Festival alla sezione OGF TV. I nostri affezionati spettatori non troveranno in giro i tradizionali pieghevoli in distribuzione perché quest'anno verranno consegnati solo direttamente di persona nelle varie sedi concertistiche. Anche questa volta il festival si muoverà attraverso i vari generi musicali, a cominciare dal concerto inaugurale che vedrà protagonista nella chiesa parrocchiale di Craveggia il quartetto Segovio, di cui faccio parte, alle prese con un programma dedicato alle danze e alle colonne sonore. Si proseguirà poi con la classica, il jazz, il flamenco, la musica contemporanea, fino alle produzioni originali più eclettiche degli stessi interpreti. Per finire il 7 agosto a Bognanco San Lorenzo, evento che vedrà l'incontro di una chitarra classica con un trio jazz.